l'ex commissario straordinario, adesso direttore generale dell'ASL Napoli 1, le promesse che aveva fatto non le ha mantenute. La gente che non poteva permettersi comunque di pagare degli affitti così alti, in pratica attualmente sono morosi da mesi. Zero, nel senso che mi impegno entro questa settimana a fare la delibera e ad erogare il fondo per poter dare ai nuclei familiari il nostro contributo che ASL, che abbiamo già promesso e abbiamo già sottoscritto. L'ex commissario straordinario, adesso direttore generale dell'ASL Napoli 1, le promesse che aveva fatto non le ha mantenute. La gente che non poteva permettersi comunque di pagare degli affitti così alti, in pratica attualmente sono morosi da mesi. Pertanto non sappiamo se le nostre case verranno riaggiustate. Qui ci stanno sempre queste 20 famiglie che, al di là del Covid, che comunque le ha distrutte un po', ulteriormente le ha distrutte l'ASL. E nello specifico, devo dire, il direttore Verdoliva con noi non ha mantenuto alcuna promessa di quello che poi è sottoscritto e firmato in degli incontri che sono stati fatti in Regione. Se devono spendere 700-800 euro di affitto al mese, non guadagnano niente. E l'ASL comunque non gli è andato incontro per perorare comunque una causa che non è stata determinata dall'incuria delle persone che abitavano in queste case, ma semplicemente da un fatto di noncuranza verso le proprietà comunque del patrimonio dell'ASL. Il direttore generale sicuramente sarà stato preso da tutti i centri Covid che ha fatto, però si è scordato un attimo di 70 persone che comunque potevano anche morire per il Covid, non lo sono morte, però comunque moriranno di fame fra poco. Condizione delle famiglie, per quanto mi riguarda, io sono una dipendente pubblica, per cui ho uno stipendio che adesso devolvo tutto al pigione, ma ci sta delle persone che comunque, a prescindere che non avevano già reddito prima, la situazione del Covid ha peggiorato anche le loro condizioni economiche, perché c'era chi comunque si destreggiava fra lavori saltuari che ha dovuto smettere causa lockdown, però i proprietari che hanno fittato loro le case sulla base e sulla scorta del contributo che doveva dare l'ASL e la Regione, non ha sentito la ragione. Certo, non li possono sfrattare perché c'è la legge che non permette lo sfratto, però comunque sono diventati morosi.